Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare. Oggi siamo in questa città importante dal punto di vista turistico per la provincia di Rovigo, la prima città turistica appunto della nostra provincia. Sentiamo Nicola Brugiolo e Ciro Patrian cosa ci possono dire di questa stagione che sta arrivando, che prospettive ci sono e che criticità ci sono. Andiamo. Nicola Brugiolo, presidente Mare Rosolina, inizio stagione, come sta andando, che prospettive avete e secondo voi questo 2022 come sarà? Sicuramente sarà un 2022 un po' tutto da scoprire, perché questa è la prima stagione che inizia dopo, diciamo, una libertà che negli ultimi 2 anni non c'era, perché usciamo da 2 lockdown pasquali, quindi questa è una stagione che inizia con una Pasqua, che inizia con un 1° maggio fatto. Diciamo che il tempo è ancora un po' incerto, però le prospettive insomma sono buone, dando un'occhiata alle prenotazioni che ci sono nelle strutture ricettive. Ecco, Rosolina Mare sta avendo un fermento anche di cambiamento, cioè, si vedono bagni nuovi, entusiasmo nuovo, quindi da una parte grosse prospettive, da una parte grossi problemi, quali sono in particolare? Beh, grosse prospettive sì, perché stiamo vivendo un rilancio della località sia attraverso iniziative ma sia anche il rifacimento di nuove strutture e di nuove situazioni. I problemi sono un po' sempre gli stessi, ma si sta aggravando di anno in anno quello della ricerca di personale, sfatando sto mito che siamo tutti 4 sfruttatori brutti e cattivi. I problemi sono ben altri, quindi finiamola di nasconderci dietro, diciamo, a scuse che ormai sono poco credibili, e soprattutto quest'anno ci ritroviamo ad affrontare un aumento di materie prime che comporta dei problemi, perché non possiamo sicuramente alzare i listini in proporzione agli aumenti, ma se pensiamo che materie prime come il burro e l'olio sono aumentate anche del 50-60% rispetto l'anno scorso, diciamo che la cosa si fa un po' più difficile da gestire, ecco. Ecco, state preparando anche una stagione importante dal punto di vista spettacoli, voi seguite come comitato, e cosa si dovrà aspettare poi la gente che viene a Rosolina Mare? Si dovrà aspettare un'estate fantastica, è tutto da scoprire. Con Ciro Patrian per parlare di una stagione 2022 che si prospetta buona, perlomeno finalmente un po' di restrizioni sono state eliminate, e siamo qua al Bagno Perla Rosolina Mare. Ciao Leandro, come la vedi la stagione 2022? Allora, vorrei partire dicendo che noi, per il mestiere che facciamo, innanzitutto siamo sempre fiduciosi, e quindi sarà una stagione scoppiettante. Di sicuro non sarà una stagione semplice, non sarà una stagione come le altre, ma d'altra parte ogni stagione è a sé. Veniamo da due anni molto particolari, purtroppo quest'anno stiamo già vedendo delle piccole difficoltà sul, per esempio, reperire alcuni materiali, difficoltà sul reperire le materie prime e soprattutto sui costi, quindi dobbiamo essere attenti a tutta questa cosa, ma non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo avere sempre il sorriso e quindi dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere il cliente. Dopo questa botta di ottimismo che ti contraddistingue, questo ci fa piacere. Tra le altre cose, tra le altre difficoltà che abbiamo riscontrato anche con i tuoi colleghi, la difficoltà di trovare personale. Sì. Secondo te perché? È una difficoltà, effettivamente c'è la difficoltà, c'è. Mi vorrei distinguere magari due cose. Secondo me, guarda Leandro, abbiamo visto in questi giorni soprattutto si è mosso qualcosina in più. Probabilmente è anche il fatto della fine delle scuole. Quindi abbiamo un ritorno dei ragazzi più giovani. Dei ragazzi più giovani che non hanno esperienza, ovviamente non hanno esperienza, quindi noi dobbiamo essere molto più pazienti, come giusto sia chiaro, ad insegnare e a far capire loro che questo non è soltanto un mestiere dove a fine mese si prende lo stipendio, ma è anche uno stile di vita. Mi piace dirlo così, e se i ragazzi capiscono questo, vengono sicuramente a lavorare con più voglia. Ecco, ti faccio solo un istinto: nella mia generazione fare la stagione al mare era innanzitutto partire su un po' di soldini, era poi staccare un po' dalla famiglia, ed era quando facevi il resoconto dopo magari 5-6 anni si diceva a tutti: è stato il periodo più bello della mia vita. Ma ancora questa visione romantica, o sbaglio? Sì, un po' andata a scemare questa visione romantica, e
sempre perché voglio essere fiducioso, secondo me ci sarà un ritorno. C'è un ritorno di questa di questo modo di vedere questa tipologia di lavoro. Ripeto, secondo me c'è stato un buco, Leandro, non so darmi una risposta, ti dico la sincera verità, però c'è stato un buco di un paio di una generazione di sicuro. Sta ritornando perché adesso vediamo i ragazzi più giovani, 17-18 anni, che hanno voglia di fare e hanno voglia di essere indipendenti rispetto alla famiglia. Ecco, comunque ti prospetta una 2022 straordinario. Deve essere straordinario, bravo, deve essere. Parlare con te perché tu sei ottimista ad oltranza. Ma deve essere straordinario perché noi dobbiamo far dimenticare questi 2 anni infami. Ti ringrazio, come sempre, viva Rosolina Mare. Sempre viva Rosolina Mare, grazie a te.